La voce della morte di Chiara Iaconis si è sparsa subito nei quartieri spagnoli di Napoli, nel crocevia Sant'Anna di Palazzo Santa Teresella degli Spagnoli. Non appena la notizia cominciò a circolare, si è recata una signora per deporre dei fiori. Si faccia avanti, dice la donna, il proprietario della statuetta che, cadendo da un piano alto ancora non identificato, ha colpito e ucciso, dopo un delicato intervento chirurgico e 2 giorni di ricovero all'ospedale del Mare, la 30enne turista padovana in visita a Napoli insieme al compagno. Io penso che le persone che abitano in questo palazzo dovrebbero fare la stessa fine del vaso con lo scrupolo che portano. Io non sto dormendo da domenica, loro non lo so. Cioè, non è un cornicione che dice vabbè, il cornicione può succedere, ma questa cosa no, non deve succedere. Il colpevole deve uscire fuori, perché deve avere il coraggio di dire che sono stato io, anche se è stata una cosa inconscia, cioè non volontaria, ma deve comunque uscire, perché una ragazza di 30 anni non si può morire così. Pochi minuti dopo e di fiori ne arrivano altri. La presenza di fotografi e giornalisti attira anche alcuni residenti che non hanno assistito alla scena, ma sottolineano che la tragedia è l'ennesima figlia di una città dove incuria, abbandono e scarsa manutenzione imperversano. Qui può accadere in qualsiasi strada, perché non c'è manutenzione dei palazzi, non c'è, come al solito, rispetto delle regole. Manutenzione non se ne fa proprio qua. Mancano, secondo me, mancano i soldi. La maggior parte delle persone non è in grado di investire. E intanto non si è ancora individuato il proprietario dell'abitazione da cui è caduto il manufatto che ha provocato la tragedia. Non si sa, ciò stanno a scientifiche, sta avvenendo di continuo, perché non si sa ancora come è avvenuto questo fatto. Ci è voluto quasi un anno, ma la firma è arrivata. La Premier Giorgia Meloni ed il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca hanno sottoscritto a Palazzo Chigi l'accordo per la coesione per la Campania. Dopo mesi di polemiche tra il governatore e gli esponenti dell'esecutivo, in cui non sono mancati anche toni accesi, si rasserenano i rapporti tra il numero uno di Palazzo Santa Lucia ed il governo. Si tratta di quasi 3 miliardi e mezzo di euro derivanti da risorse nazionali, tra fondo di sviluppo e coesione e quello di rotazione, che si vanno a sommare agli anticipi, per un totale di circa 6 miliardi e mezzo destinati al nostro territorio. Questa è stata una giornata decisiva per la Campania, un risultato storico. Abbiamo detto che questa vicenda è durata un anno, anche troppo, ha conosciuto momenti anche di confronto molto, molto duro anche con il governo. Oggi completiamo questo accordo che ci consente di fare interventi che erano rimasti sospesi nel campo della cultura, dello spettacolo, dell'assetto del territorio, della viabilità, della sanità. Abbiamo combattuto e lo faremmo di nuovo se ci dovessimo trovare di fronte a ritardi, a una palude burocratica. Torna l'appuntamento con i dialoghi in prefettura. Il prefetto di Napoli Michele Di Bari, nel corso dell'incontro a Palazzo di Governo, ha sottolineato il ruolo determinante dei sindaci nella promozione di un'etica della responsabilità e nella gestione pubblica. La discrezionalità, ha affermato Di Bari, è una componente necessaria e legittima che autorizza l'esercizio del potere pubblico, ma deve essere applicata nell'ambito della cornice della legalità. Si tratta di una componente importante, ma quando si allarga, quando diventa troppo elastica, diventa scelta irragionevole e si scivola verso l'arbitrio. Presenti all'evento anche il presidente di ANCE Campania Carlo Marino, il segretario dell'associazione Nello Doria, il sindaco della città metropolitana Gaetano Manfredi e il presidente del Consiglio di Stato Luigi Maruotti. I primi cittadini quindi devono garantire sempre la gestione della cosa pubblica facendo rispettare le leggi. Ai nostri microfoni il parere di alcuni primi cittadini del napoletano. La discrezionalità purtroppo nel sistema legislativo italiano è molto presente e quindi avere questi dettami dal prefetto, dalle personalità che sono intervenute oggi, per noi è sicuramente un momento di confronto e di crescita anche come amministratori locali. Un sindaco abituato ad essere sempre sottoposto alla legge non ha paura dell'abuso d'ufficio. Faccio il sindaco dal 1992 e non ho avuto mai alcun problema, perché
ho sempre rispettato la legge. Ogni giorno i sindaci affrontano tanti problemi, ovviamente poi la burocrazia a volte mette giustamente dei limiti che in alcuni momenti di necessità particolare dei cittadini può essere anche ovviamente un limite. Il fatto che vi sia qualcuno che controlli il nostro operato è un fatto positivo, ma ciò non deve immobilizzare la pubblica amministrazione, bisogna fare per garantire i servizi alla comunità e sicuramente questo incontro ci aiuterà ancora a meglio capire i margini in cui possiamo muoverci, ma l'importante è muoversi per garantire territori più fruibili. Fine settembre, inizio ottobre, e questa è la deadline fornita a margine della seduta del Consiglio Comunale dalla vice sindaco di Napoli, Laura Lieto, per l'inizio della costruzione dei primi alloggi destinati agli sfollati delle ville di Scampia. Si tenta quindi di mettere un freno all'emergenza abitativa e sociale in atto nell'area nord della città dopo il crollo della Vela Celeste e dopo che il primo cittadino, Gaetano Manfredi, ha firmato l'ordinanza di sgombero di quella rossa e gialla. Noi adesso abbiamo completato tutte le fasi preliminari del cantiere. Entro la fine di questo mese, primi di ottobre, parte la costruzione del primo edificio, il più piccolo, di 18 alloggi. Contestualmente stiamo completando tutte le operazioni di verifica, così come previste dalle norme, dei progetti esecutivi degli altri 4, per un totale di 5 edifici che sorgono sulle aree libere dell'8M, quindi per un totale di circa 160 nuovi alloggi. Nel parlamentino di Via Verdi si fornivano i dettagli del cronoprogramma relativo ai lavori. All'esterno, una delegazione delle persone costrette ad allontanarsi dalle proprie case chiedeva un incontro con i rappresentanti dell'amministrazione. Ci hanno dato sussidi, ma comunque non serve a nulla. Perché nonostante il sussidio e le garanzie del comune non riuscite a trovare. Garanzie il comune non ce l'ha date, perché queste non sono garanzie. Che se erano garanzie ce le erano affittate case. Con noi dentro non dovevano proprio incominciare i lavori, quello è il discorso. Una casa noi un giorno l'abbiamo forse, non lo so. Non credo niente più oramai nella vita, però ci speriamo anche nelle nostre abitazioni. Non si tratta dell'unica emergenza con cui si sta confrontando la Giunta, alle prese anche con il rischio vulcanico nei Campi Flegrei. È stato l'assessore alle infrastrutture, mobilità e protezione civile, Edoardo Cosenza, a fornire dettagli del piano di allontanamento. I cittadini alla fine devono memorizzare cose semplici, devono sapere che in caso di preallarme possono andare in autonoma sistemazione, in seconde case, case d'amici, ci andrebbero spontaneamente, avrebbero un sostegno di autonoma sistemazione. Chi invece non va in fase di allarme deve decidere se andare con la propria automobile o se andare con servizio assistito. Napoli non è più tra le 10 città più insicure e violente d'Italia. In cima a questa speciale classifica c'è infatti Milano, definita dai dati come la città più pericolosa del nostro paese, nonostante a Roma, seconda in graduatoria davanti a Firenze, ci sia stato un aumento dei reati. Decima è Livorno, che scavalca il capoluogo campano, attualmente posizionato in 12ª posizione. Per la prima volta dal 2013 i reati sarebbero in aumento in Italia, come evidenziato dall'annuale report del Sole 24 Ore. Le province campane si piazzano a centroclassifica con Caserta e Salerno, rispettivamente 45esimo e 49esimo posto, mentre Benevento e Avellino sono più staccate verso il basso, rispettivamente 103esimo e 85esimo posto. Il problema però sia a Napoli che nelle altre province resta la microcriminalità. Troppi gli episodi che hanno visto protagonisti giovanissimi, gli ultimi in ordine di tempo, con pestaggi ad extracomunitari e risse in pieno centro storico. Ma cosa ne pensano i cittadini? Servono più uomini in strada? Sicuramente la sorveglianza è qualcosa di importante, perché è meglio prevenire. A volte basta anche la sola presenza, come il vecchio poliziotto di quartiere, che ti dà la possibilità e la tranquillità di camminare sereno. Bisogna mettere più polizia e qualcosa del genere. Ci vuole più presenza di Stato, cosa che si fa fatica a vedere se non sui social. Presenza di uomini in strada, però non bastano. Non è possibile militarizzare qualsiasi città. Beh, lei sta parlando con uno che abita e vive a Milano da tanti anni. Le posso assicurare che Milano, a parte che è caotica, ma Milano, Napoli io la trovo più tranquilla.
Inaugurato a Napoli il nuovo centro di neuroimmunologia presso l'azienda ospedaliera di rilievo nazionale Cardarelli, alla presenza tra gli altri del direttore generale Antonio D'Amore, a tagliare il nastro il governatore della Campania Vincenzo De Luca, che ha parlato di una giornata importante per l'azienda, un reparto di neuroimmunologia totalmente dedicato ad una fascia di pazienti che soffrono e hanno patologie invalidanti. Ma è una giornata importante, il Cardarelli inaugura un reparto dedicato a pazienti di sclerosi multipla, abbiamo un reparto di neuroimmunologia totalmente dedicato a questa fascia di pazienti. Avete avuto modo di vedere che, diversamente da quello che si immagina, abbiamo pazienti in età davvero giovanissima. Abbiamo pazienti di 30 anni, 35 anni, ovviamente con le cure che si praticano qui si riesce davvero a cambiare la vita di questi giovani pazienti, ma anche dei familiari. Devo dire che è veramente una cosa che fa onore alla sanità campana, al Cardarelli, e si sta facendo qualcosa in più, come abbiamo fatto per l'oncologia, stiamo realizzando dei gruppi multidisciplinari che valutano i singoli pazienti, cioè per definire le terapie abbiamo gruppi di medici con varie specialità che definiscono poi il percorso di cura paziente per paziente. Abbiamo un impegno particolare anche agli psicologi nel momento in cui si comunica ad un giovane paziente l'arrivo della sclerosi. Insomma, è una iniziativa e l'apertura di un reparto che è un atto di solidarietà, è un atto di civiltà ed è anche una prova di qualità straordinaria della sanità campana e di impegno straordinario dei nostri medici. Si tratta di un centro di eccellenza che ha già in cura circa 1.500 pazienti affetti da sclerosi multipla, neuromielite ottica e altre patologie. Soddisfatto il presidente nazionale della conferenza Persone con sclerosi multipla e patologie correlate, Gianluca Pedicini. L'importanza è strategica perché oggi con questo centro riusciamo a garantire risposte, riusciamo a garantire una presa in carico a 360 gradi. Le persone con neuromielite ottiche, MOGAD, patologie correlate, sclerosi multipla, sanno che esiste un progetto, possiamo chiamarlo, un piano d'intesa per far sì che una diagnosi differenziale vada a buon fine. Obiettivo quello di una presa in carico globale che consenta di intervenire sempre più tempestivamente sul paziente con sintomi prima che si verifichino ricadute con terapia appropriata e basata su consulenze interdisciplinari. Siamo in collegamento con Franco Porzio, campione olimpico e presidente di Acqua Chiara. Ben trovato, grazie per essere collegato con noi, Franco. Ben trovato a voi. Allora, garantire lo sport anche a coloro che non hanno possibilità economiche in questa città è indispensabile, soprattutto perché molti impianti pubblici sicuramente non sono fruibili, quindi scende in campo anche il privato e anche Acqua Chiara. Sì, in effetti tra una settimana noi come Acqua Chiara faremo 27 anni di vita qui a Napoli all'impianto Acqua Chiara del Frullone. In questi anni abbiamo fatto molte cose, molte iniziative sportive, sociali, eventi sportivi, e quindi vista la difficoltà, vista anche il fatto di una carenza di impianti che si sta diciamo nel tempo dopo il Covid verificando, noi come Acqua Chiara abbiamo messo in campo un'altra iniziativa, un'iniziativa dove 1.000 persone, 100 al mese, possono fare attività sportiva, una lezione di attività sportiva gratuita senza pagare iscrizione. Noi mettiamo a disposizione non solo l'impianto ma anche istruttori qualificati per fare un'oretta di sport e per cercare di far appassionare un po' tutte le età, ma soprattutto i ragazzi che si devono avvicinare allo sport e devono rimanere negli impianti sportivi. Quindi abbiamo fatto diciamo una verifica tra istruttori, allenatori, un po'
la società, e quindi siamo arrivati a capo di fare questo regalo per lo sport nella nostra città. È un'iniziativa sociale che noi facciamo per i ragazzi, per lo sport, ma per tutte le età. E quindi come sarà possibile accedere a questa lezione gratuita per coloro che ci ascoltano? Allora, loro possono andare sul sito, possono vedere la nostra mail, possono vedere il nostro numero WhatsApp e prenotarsi. Per esempio, nel mese di settembre ci sono a disposizione per 100 persone una lezione gratuita. Loro devono scrivere il giorno, l'orario e tutto, si presentano in segreteria, troveranno gli spogliatoi, lo spazio, acqua e l'istruttore che gli farà fare una lezione. Questo vale da settembre a giugno, quindi per 10 mesi 100 persone potranno fare attività sportiva, una lezione gratuita da parte di Acquagliare. Quindi saranno 1000 persone che durante l'anno potranno fare un'ora di attività sportiva all'Acquagliare. Franco, tu che sei stato un campione olimpico e hai vinto tutto ciò che c'era da vincere, quanto è importante in questo momento storico, dove vediamo spesso i nostri ragazzi demotivati, che non sanno cosa significa la fatica, avvicinarli all'agonismo come lezione di vita? Perché insomma lo sport agonistico ti insegna tanto, perché se tu non dai non ricevi. Allora, cosa fondamentale è fare sport, è allargare la base dello sport per i giovani, per i ragazzi, per tutti. E poi c'è l'attività agonistica. Noi cerchiamo di allargare sempre e far fare sport a tanti giovani. Poi piano piano entro nell'attività agonistica, che è un'attività di alto livello, di selezione, perché noi abbiamo squadre di pallanuoto 10 anni, 12 anni, 14 anni, 16 anni e 18 anni, e poi abbiamo la scuola di adulti, poi abbiamo il nuoto e poi abbiamo l'attività di nuoto sincronizzato. Quindi noi abbiamo un'offerta abbastanza ampia di sport e quindi vogliamo aggregare i giovani. È fondamentale. Io vengo da riunioni fatte inizio anno, cioè inizio settembre, con dei genitori dove non riescono più a colloquiare con i figli, perché i figli non vogliono più fare sport, vogliono fare altro, non sanno manco loro cosa vogliono fare. Le famiglie sono abbastanza un attimino in difficoltà, perché ovviamente avere i figli giovani e far fare sport è un fatto importante, e vedere che i ragazzi non vogliono rientrare negli impianti e non vogliono fare attività sportiva diventa un problema per le famiglie, perché i ragazzi poi saranno in mezzo alla strada, vorranno studiare di meno. Quindi è un problema dove Acquagliare, dove le associazioni sportive si fanno carico di tutto questo, perché mettiamo a disposizione non solo gli impianti, ma mettiamo a disposizione anche istruttori, allenatori bravi, qualificati, che cercano di invogliare, stimolare, far appassionare i ragazzi all'attività sportiva. Quest'anno ci sarà il sostegno della Regione Campania, come negli altri anni, per le fasce più deboli, con i voucher che tanto hanno dato ai ragazzi meno fortunati. Allora, questo è il terzo anno dei voucher dello sport. Io lo sostengo da sempre. La Regione Campania con l'ARUS è una delle iniziative migliori da quando io sono nato per lo sport. È uno strumento fondamentale, perché tutti i ragazzi possono fare sport dai 6 ai 15 anni, non solo un figlio, anche due figli, anche tre figli. Questo è fondamentale, perché questo appassiona e fa avvicinare non solo i ragazzi all'attività sportiva, ma fa avvicinare anche alle famiglie e fa comprendere ancora di più l'importanza dello sport, soprattutto nei territori, diciamo, più in difficoltà, dove i ragazzi non hanno molte cose da fare. Quindi questo fatto della Regione Campania e dell'ARUS è fondamentale. Come è stato fatto anche una cosa molto importante per quanto riguarda il Comune di Napoli, per quanto riguarda l'accordo con la Federazione Italiana Nuoto, per quanto riguarda le piscine e la Scandone. Napoli oggi, grazie a questo accordo, rientra nel panorama nazionale e internazionale degli eventi sportivi, ma fa fare sport a tanti giovani, perché la Scandone c'ha due vasche da 50, poi c'è anche la piscina Poero, c'è la piscina Acquachiara. Quindi questo è fondamentale, e poi rilancia alla grandissima Napoli nelle attività acquatiche, non solo per gli atleti, per le società, ma anche perché possiamo organizzare eventi a carattere nazionale e internazionale, dove possono arrivare a Napoli migliaia di persone, migliaia di turisti, che possiamo far vedere la nostra Napoli in una certa visibilità, una certa ottica, che è fondamentale. Quindi, diciamo, queste sono le due cose importanti, ma va fatto ancora di più per me,
per le altre discipline va riaperto il Collana, vanno riaperte altre strutture, vanno date sostegno alle associazioni che sui territori da anni fanno sport, ma fanno soprattutto attività sociale, attività per i ragazzi, e queste realtà che da 30-40 anni stanno sui territori si sono sostituite alle istituzioni in questi ultimi 30-40 anni. Per quanto riguarda Napoli capitale dello sport, siamo pronti ad ospitarle, passi avanti sono stati fatti? Da sportivo? Allora, da sportivo, Napoli capitale dello sport è importante per organizzare eventi e per fare attività e visibilità, diciamo, alla città. Però sul territorio non ci sono fondi che possono rivitalizzare gli impianti. Gli unici fondi che possono rivitalizzare gli impianti napoletani sono i fondi del PNRR. Ci sono 11 milioni per gli impianti sportivi e saranno costruiti due impianti sportivi piccoli, polivalenti, in due municipalità, una è piscina, l'altra è Barra Ponticelli, e attorno a questo si possono poi ristrutturare alcuni impianti. Quindi solo questo è importante e fondamentale come strumento per ristrutturare gli impianti. E la situazione degli eventi sportivi per Napoli capitale dello sport è solo per la visibilità e per l'attività delle associazioni sul territorio. Prima di salutarci ti faccio una domanda per una passione che ci accomuna, la squadra del nostro cuore, il Napoli. Secondo te Conte sentirà la pressione di giocare Napoli-Juventus, la sua squadra del cuore, tra virgolette, anche se è chiaro insomma che ora è l'allenatore del Napoli e quindi dovrà tifare necessariamente Napoli? Allora, sicuramente per lui, perché lui ha giocato nella Juventus, ha vinto come allenatore nella Juventus, però Conte è un uomo del sud, uno carismatico, un uomo vincente e sicuramente a tutti i costi vuole vincere questa partita. È una partita che arriva anche in un momento, secondo me, buono per il Napoli, nel senso che ci rilanciamo con 3 vittorie, la Juventus sta in una situazione di difficoltà, però io sono del parere che non bisogna esaltarsi per le vittorie in questo momento e deprimersi se le cose non vanno bene. Il campionato è lungo, il Napoli sicuramente lotterà fino alla fine per i primi 4 posti perché ha un allenatore, una mentalità vincente, carismatico e i giocatori, il Napoli ha una squadra di giocatori di grande valore e secondo me noi possiamo divertirci, però bisogna sostenere questa situazione. Nella normalità bisogna che più il presidente del Napoli parli meno in questa stagione e sia un po' più defilato per far sì che l'esito del campionato possa essere buono per noi. Sei d'accordo? Io sono d'accordo e credo che Conte dia quell'affidabilità sotto l'aspetto non solo tecnico, ma anche dirigenziale, manageriale, ambientale. Cioè è uno che ha fermato tutto. Però il presidente in questo momento ha accettato tutto questo. Come dici tu, io se fossi lui mi andrei a fare una passeggiata una volta a Roma, una volta a Los Angeles, una volta a Miami, per far sì che tutto sia molto tranquillo, perché non abbiamo bisogno, secondo me, di accelerazione. Abbiamo bisogno di equilibrio, di tranquillità e anche di entusiasmo, perché in questi anni, pure se abbiamo vinto, però non c'era quell'entusiasmo e quella passione che contraddistingue i napoletani. Quindi vogliamo un po' più di tranquillità e vogliamo un po' più di entusiasmo da parte della gente. Certo, già è troppo l'esternazione per quanto riguarda lo stadio Collana che ha fatto recentemente in conferenza stampa quando ha presentato lo sponsor. Insomma, già questo si è spinto un po' oltre. Eh sì, diciamo che non possiamo neanche pretendere che da 100 passiamo a 0. Io sarei anche contento e felice se da 100 passiamo a 20-30%, però diciamo che gli uomini che stanno davanti, cioè Conte, Manna, Oriali, Chiavelli, questi qua dovrebbero sempre di più tenerlo un po', non dico lontano, però fargli capire, comprende, è difficile, però per il bene del Napoli e soprattutto per il bene suo, perché in questo periodo diciamo che lui non solo ha investito ma ci ha rimesso anche tanti soldi non recuperando i soldi, secondo me questo deve essere da monito e da insegnamento per un'esperienza che non si deve fare in futuro.
Noi ti salutiamo, ti ringraziamo, buon lavoro. Grazie, buonasera. La trilogia caravaggesca, offerta alle stampe grazie alla penna del notaio Dino Falconio, si completa con l'ultimo atto affidato al libro L'onda di Caravaggio. Il primo volume, La mattonella di Caravaggio, era ambientato nel primo periodo napoletano del Merisi, mentre il secondo, Il sangue di Caravaggio, aveva per scenario l'isola di Malta. In questo caso la trama si sviluppa tra Sicilia e Napoli negli ultimi due anni di vita di Caravaggio, prima della misteriosa morte in balia delle onde del mare. Alla storia vera dei capolavori artistici si accompagna l'invenzione di personaggi e vicende del Seicento napoletano, come racconta l'autore. Nel libro che lei ha scritto, che Caravaggio si ritrova? Il Caravaggio dell'ultimissimo periodo, il Caravaggio della fuga, della paura, ma anche della speranza finalmente di ottenere la grazia papale e quindi ritornare al centro della vita artistica mondiale che si svolgeva nella città eterna. Però c'è questa similitudine continua tra Caravaggio e Napoli, perché Caravaggio è il maestro del chiaroscuro e le ombre e le luci che si riflettevano nei suoi quadri sicuramente appartenevano anche all'architettura, proprio alla fisionomia della nostra città, dove i vicoli stretti e i palazzi alti davano sempre quel gioco di ombra e di luci.